Allora, buongiorno a tutti coloro che sono collegati. Io sono Maurizio Testa, sono il coordinatore nazionale del progetto Artes e intanto ringrazio i colleghi di Agri Travel per l'invito e per questi momenti di confronto. Ieri abbiamo parlato dello story living verso lo storytelling. Oggi parliamo su questo argomento, come diventare un professionista del turismo esperienziale. Allora, come avrete capito, io non vi vedo, per cui e al momento, siccome sono concentrato sulla presentazione, non vedo la chat, per cui la collega Daniela di AgriTravel, se c'è qualche domanda, mi interrompe, insomma, senza problemi, e magari facciamo anche interattivo. In realtà abbiamo una mezz'oretta, diciamo, di speech, per cui io cercherò di essere estremamente sintetico e poi, casomai, lasciare qualche approfondimento a qualche domanda successiva. Allora, io partirei a questo punto e il ragionamento con cui partiamo è che cambia il mercato del turismo. E come tutte le cose che cambiano, perché tutto cambia nella vita, servono nuove competenze per garantire un'offerta di valore. Allora, non è che prima si faceva sbagliato e adesso bisogna fare giusto, è che cambiando la sociologia del turista, come vedremo un attimino, bisogna adeguarsi all'offerta ma anche alla preparazione, altrimenti rischiamo di essere tacciati, e purtroppo è quello che succede, come improvvisati e spesso abusivi, perché adesso approfondiremo il tema del turismo esperienziale. È una parola così ambigua che è tutto esperienziale, sempre stato esperienziale, ma allora cosa c'è di nuovo? Le attività sono diventate esperienze, ormai ci sono sinonimi, ma in realtà il turismo esperienziale, come diremo, è un'immersione nel territorio in cui il turista vuole sentirsi protagonista, parte del territorio, incontrare i locali, eccetera. Quindi è un tema di relazione. Per fare le cose, le attività, le iniziative, per vedere i posti, per assaggiare, eccetera. Ma il tema è forte dell'esperienza, è la relazione umana. Allora, vediamo un pochettino, se riesco ad andare avanti, cosa. Allora, dunque, questo vale storicamente da quasi sempre. Le cosiddette attività, no? Il mercato tours and activities vale circa un 10% del mercato globale. Quindi suddividendo tra hotel, airlines, eccetera. E diciamo era un di cui. Ora il punto è che sempre di più non si va a destinazione perché si sceglie la destinazione, ma si va a destinazione perché si sceglie una motivazione di viaggio. Allora la motivazione è chiaro che cerca l'esperienza, che cerca che cosa faremo a destinazione. Quindi questo è un cambio epocale, perché prima si dice vado a Roma. Quindi vedrò il Colosseo. Allora, il punto è che appunto non è più le solite cose che per carità vanno sempre bene, perché se io non sono mai stato a Roma è chiaro che il Colosseo lo andrò a vedere. Le spiagge, le camere da letto, quindi gli alberghi hanno venduto le camere da letto. E suggerirei agli alberghi o agli agriturismi di non fare più pubblicità delle camere da letto, perché non interessa più a nessuno, si dà per scontato che le camere da letto diano un servizio adeguato. Dobbiamo riposizionare su emozioni, relazioni e tematismi. Quindi questo non solo la guida turistica, l'accompagnatore, la guida ambientale, ma anche le strutture ricettive. Cioè le strutture ricettive nella nostra visione diventano, nel caso nostro che facciamo lo story living, diventano land of stories, house of stories. Quindi è un riposizionamento strategico. Non vendo le camere, vendo la possibilità per farti immergere in una emozione memorabile, unica e ripetibile. La camera è un di cui, ma ti apro al territorio, ti faccio conoscere persone, eccetera. Quindi capite che si apre un universo dove l'Italia deve assolutamente riprendere attenzione, perché siamo indietro di quasi 20 anni rispetto all'estero. Questo è ormai notissimo di Tripbarometer del 2014. Registrava un fatto, quindi non era un'ipotesi, era la domanda del 2014. In Italia, diciamo, il grosso del turismo era ancora tradizionale, nessuno parlava di turismo esperienziale. Noi siamo stati tra i primi, come Artessa, a parlare di questo. Oggi tutti parlano di esperienze, però ripeto, con questa, diciamo, ambiguità che esperienza uguale attività, mentre prima si chiamavano attività. Allora, certamente la sociologia del consumatore cambia e nasce il cosiddetto consumatore,
in inglese si chiama prosumer, il proactive consumer, cioè il consumatore che è protagonista del prodotto che acquista. Adesso non apro un discorso su questo perché è lungo, però diciamo che questo è pervasivo su tutti i business, non sul turismo. Qualsiasi business porta al centro il consumatore che è protagonista addirittura della costruzione del prodotto che compra, tanto più nel turismo dove il turista non solo è passivo ad ascoltare, ma fruisce di un bene che lui stesso contribuisce a creare e nello story living questo viene assolutamente esploso. Ecco, allora il turismo esperienziale dovessimo riassumerlo, è dove i turisti mettono le mani in pasta seguendo le loro passioni insieme ai locals. Questa è una buona definizione. Non esiste, diciamo, una definizione ufficiale, ma andando a mettere insieme tutto quello che si dice da 20 anni ormai negli analisti, eccetera, questa direi che è una buona rappresentazione. Ecco, va anche chiarito, quindi, se quello è il turismo esperienziale, e quindi non è di per sé l'attività, che certamente è un'esperienza, e certamente il viaggio è un'esperienza da sempre, ma qui stiamo parlando di una immersione. Ecco, accenno solo che molti consulenti mondiali stanno anche pensando di cambiare il nome di questo tipo di turismo, perché si crea questa ambiguità da turismo esperienziale, experiential travel, qualcuno lo vuole definire transformational tourism, cioè quello che ti trasforma, che è l'essenza. Onestamente, transformational è una parola così difficile anche da dire che non è molto bella. Quindi bisognerà inventare una nuova terminologia per non cadere nel banale. TTG Travel Experience, adesso mi lanceranno le saette. TTG Travel Experience, è bastato aggiungere la parola experience e abbiamo fatto l'experience. Capite che non è così. Ecco, bisogna avere delle cose un po' più serie. Quindi faccio i complimenti invece ad Agri Trave perché questa fiera c'entra proprio molto bene i temi su cui anche noi appunto siamo molto focalizzati. Allora, se il turismo esperienziale è questa cosa qui che ho appena detto, che quindi il punto è che è trasversale i tematismi, quindi l'enogastronomico, il sostenibile, lo sportivo, l'adventure, il canyoning, tutte quelle cose lì, l'attivo, la bicicletta, che sono turismi che hanno una loro dignità e un loro mercato e dei loro tour operator. No, qui ci sono tour operator che fanno solo le vigne. Ci sono tour operator che fanno solo la gastronomia. Ecco, diciamo che questa modalità di condurre l'esperienza immersiva con i local, eccetera, tocca un po' tutto, per cui è trasversale. Quindi non è sufficiente che io sia un esperto sommelier per fare del turismo neogastronomico esperienziale, devo avere delle altre competenze, eccetera, eccetera. Non è sufficiente essere una guida di bicicletta, capite? Devo avere qualcosa in più ed ecco la specializzazione. Allora, se il turismo di massa sono le solite cose, il turismo esperienziale segue le passioni e i gusti, ognuno ha i suoi gusti. Quindi, se la domanda, questa slide è un po' vecchiotta, per cui probabilmente oggi siamo l'opposto, è 60-40 se non 80-20, la devo correggere. Allora, se il turismo esperienziale deve soddisfare delle esigenze one-to-one, è chiaro che si crea un fenomeno che si chiama da mercati di massa. Alpitour divende quel tour a 1 milione di persone, qui invece abbiamo 1 milione di tour, ciascuno differente. Quindi qui è l'apoteosi del tailor-made, del su misura. Il problema è che il su misura costa molto, quindi bisogna trovare delle metodologie, processi per rendere flessibili dei prodotti semilavorati. Ok? Quindi bisogna imparare a fare dei semilavorati che si personalizzano in ore, non in giorni, in ore, a seconda del tipo di target, della durata, di quanto vuole spendere, eccetera. Quindi è un tailor made, non quello che costa 1000 euro a testa a giorno. Okay? Ecco, i tematismi sono qui sono riassunti quelli macro e sotto ci sono tutti i micro. Quindi il tema che noi poniamo è di creare una relazione che punta all'emozione e l'emozione punta alla memoria. La memoria punta alla fidelizzazione, quindi ritorno e passaparola. Ecco, questo ci consente di attrarre un cliente straniero, anche italiano. L'italiano, diciamo, è un basso spendente per queste cose, anche se quando vado all'estero, io che sono italiano, sono disposto a spendere altrettanto quanto un americano che viene in Italia. Però, siccome io sono già italiano, dicevo, ma queste cose le so già fare, tagliatelle al ragù le so già fare, perché devo spendere 150 euro per un'esperienza, eccetera. Quindi dobbiamo imparare a creare un'offerta distintiva e quindi servono prodotti innovativi e professionali,
con marchi di qualità che rassicurino. Ripeto, finché resto sul fai da te può andare bene tutto e siamo pieni di fai da te nelle OTA di attività che vengono anche vendute e danno soddisfazione, ma che sono abusive e improvvisate, cioè non c'è un format dietro, non c'è un metodo, e ognuno si inventa qualche cosa. Ecco, la filiera turistica intermediata, che è quella di valore, queste cose non le gradisce molto, vuole avere sicurezza nella qualità del prodotto e proprio nei parametri di sicurezza. Il turismo esperienziale, mettendo le mani in pasta, è più pericoloso. Quindi dobbiamo garantire che gli aspetti assicurativi, eccetera. L'innovazione, perché l'innovazione? Perché Francia, Spagna, Portogallo, questo per parlare dell'Europa, hanno già preso questo mercato. Sto parlando del mercato di valore, non del mercato basso di prezzi bassi e cose banali, commodity. Il mercato di valore è stato preso, per cui se io devo convincere un consulente di viaggio americano a portare il suo turista esperienziale in Italia, gli devo dare una chiave innovativa. Ecco perché nasce lo story living, che è una forte innovazione. Questo al di là del metodo. Abbiamo detto appunto ci vogliono palinsesti. Palinsesto vuol dire un insieme di attività, per cui non è mai un'attività, è un insieme, è un caleidoscopio di situazioni. In poche ore facciamo vivere situazioni così intriganti che uno di per sé se no ci metterebbe un mese, che deve essere facilmente adattabile. Ecco, poi c'è un tema di mettere il territorio a integrare, diciamo, il territorio. Parlando adesso, io parlo dei nostri prodotti, ma in generale, se i fornitori di un prodotto sono 5 o 6, è chiaro che già costruisci una piccola rete. E questa piccola rete, perché prima vai da un posto, vai nell'altro, eccetera, diventa integrata, non è una scarpa, una ciabatta. E questo è un altro tema. Ieri, alla conferenza che ho tenuto ieri, parlavo dei castelli della Loira. Voi fate i castelli della Loira in una settimana, è seamless, senza soluzione di continuità. Cioè tu sei dentro in una settimana di sogno. In quel caso lì è tutto molto passivo, nel senso che diciamo, non c'è, almeno l'ultima volta che sono stato, non c'erano tante cose esperienziali, però la costruzione del prodotto era scientifica, era fatta molto bene. Ok, allora a questo punto si tratta, ecco, quello che ho detto lo vediamo qua, no? Cliente fai da te, il cliente che è intermediato perché non ha tempo, non ha voglia e vuole essere aiutato, e il luxury. Ora è chiaro che il cliente fai da te comprerà la singola attività sulle OTA, mentre più andiamo su, più il prodotto diventa sofisticato. Sto parlando non di un viaggio, sto parlando dell'escursione di quella giornata. Poi la cosa ancora di più c'è un viaggio di più giorni. Quindi l'escursione, l'esperienza di una giornata, se io faccio una lezione di cucina, la compro nel fai da te, OTA, ce ne sono 30.000. Poi sì, sarà una più bella dell'altra, ma alla fine l'assaggio in cantina sono tutti uguali, cambia il vino, per cui può darsi che un sommelier percepisca la differenza. Ma il punto è che affollando queste iniziative di cose che alla fine sono tutte uguali, tu non ti differenzi. Gli agriturismi sono tutti uguali, gli hotel sono tutti uguali. Perché alla fine i massaggi, la spa, la piscina ce l'hanno tutti, si mangia bene dappertutto in Italia. Per cui dov'è che ti differenzi? Ti devi differenziare su delle iniziative che ti riposizionano. Quindi dicevamo, sotto abbiamo il self-service, sopra la consulenza, sotto abbiamo un discorso di, un attimo che tolgo, se riesco, ecco qua. Ecco qua. Ecco, sono prodotti standard, cioè quello che vedi è quello che devi comprare, e sopra invece lo puoi adattare. Okay, sotto c'è il bottone Book Now e sopra invece su richiesta. Okay? È chiaro che sono due estremi, ma in mezzo, ecco, sotto c'è l'improvvisazione e sopra c'è la professionalità. È chiaro che io sto parlando del mercato di mezzo, quello è il mercato che ci interessa, quello è il mercato che noi dobbiamo portare in Italia. Questo mercato oggi non viene in Italia, sto parlando del turista consumatore. Vengono quelli checklist, viene ancora un turismo di massa molto spesso. Noi dobbiamo motivare la filiera, appunto, intermediazione, a portarceli in Italia per vivere quello slow tourism di cui stiamo parlando in questa fiera, che può motivare persone anche alto spendenti. Ci sono vari tour operator internazionali che conosciamo e noi stiamo cercando di lavorare per guadagnarci la fiducia. One stop, quindi un marchio, nel caso nostro il marchio Joint Place, il marchio del prodotto, one stop, un formato, lo story living, tutta Italia, per cui riduci anche i costi dell'acquisto.
Bene, a questo punto per fare questa cosa serve professionalità e innovazione. Allora, abbiamo creato un disciplinare, abbiamo creato un'associazione professionale degli operatori di turismo esperienziale che sanno creare, organizzare e erogare prodotti secondo questo disciplinare e poi, questo più recentemente, a inizio del 2020, purtroppo il Covid ci ha creato qualche problemino, un club di prodotto nazionale. Vi rimando a domani che parleremo di cosa è un club di prodotto che aggrega tutti i titolari, quindi anche gli hotel, gli agriturismi, eccetera, di questo tipo di prodotto, in modo che tutti si vada sul mercato e si faccia economia di scala. Però centrale è la professione dell'operatore di turismo esperienziale. Chi è l'operatore di turismo esperienziale? È un professionista, è un freelance. È specializzato nel turismo esperienziale, secondo però questo paradigma che vi ho cercato di spiegare, sa creare, organizzare ed erogare il prodotto intorno alle proprie passioni o anche intorno a passioni di terzi, perché potrebbe anche progettare una storia per terzi, fino alla complessità dello story living. Noi diciamo che imparare a fare lo story living equivale a diventare uno chef. È la cosa più complessa che si possa fare nell'ambito del turismo e del turismo esperienziale. Sto parlando di activities, quindi escursioni, quindi esperienze. Quindi prendiamo la materia prima. La materia prima è la lezione di cucina, la cantina, la mettiamo insieme per allestire dei prodotti che sono degli intrattenimenti innovativi dove il turista si immerge e l'emozione va molto su. Ok, quindi questo professionista impara a fare questo. Quali sono i prerequisiti per diventare un buon OTE? Una naturale empatia, questa è la caratteristica dell'italiano, è il vantaggio competitivo dell'italiano. L'italiano è amato, solo che ci considerano disorganizzati e quindi per questo non ci rimandano. Ma se noi dimostriamo di essere organizzati, processo, sicurezza, qualità, siamo il popolo più desiderato, ma non siamo il popolo più acquistato. Quindi, in questo caso, assumendo che abbiamo appunto i parametri industriali che servono, una naturale empatia, sorriso sincero, se sono introverso è meglio che non faccio questo mestiere, saper mettere insieme le persone, avere una o più passioni di cui posso dirmi esperto e attorno a cui costruire un prodotto turistico. Ovviamente qui in primis io metto chi potrebbe diventare OTE. La guida turistica è la prima, perché la guida turistica ha già un'enorme competenza, però anche le guide naturalistiche, le guide ciclistiche, gli accompagnatori, anche i sommelier, noi abbiamo diversi sommelier che hanno fatto i nostri corsi, cuochi, i contadini, fotografi, gli artisti, gli artigiani. Ho messo il clochard perché ho ricordo di un prodotto a San Francisco che è esperienziale, gestito da un clochard che fa conoscere il mondo degli homeless a San Francisco. Per cui diciamo che ci sono possibilità per tutta una gamma di persone che hanno capacità di essere appunto appassionati di qualche cosa che interessi il turista, dove, perché la passione condivisa crea amicizia e quindi ecco che l'emozione, la relazione fa uno scatto in avanti, no? Ti brillano gli occhi, eccetera. I prerequisiti, diploma di scuola superiore o cultura di base equivalente, evidenti capacità relazionali, empatia, predisposizione alla collaborazione. Esperienza pregressa nella conduzione o animazione di gruppi di qualsiasi tipo, ero allenatore, ero capo scout, allenatore di pallacanestro, benissimo, cioè devo aver capito che mettere insieme le persone è difficile, evidenza di una o più passioni che abbiamo detto, le lingue. Allora, se lavoro solo per gli italiani, non serve l'inglese, è chiaro che se non ho l'inglese è un problema perché allora dovrei mettere poi nel mio palinsesto qualcuno che parla l'inglese, allora i costi vanno su, quindi suggeriamo. Non è obbligatorio, ma almeno l'inglese bisogna saperlo. Ecco, l'OTE quindi diventa non solo si rivolge verso il mercato, ma fa squadra col territorio. Quindi come dire, fa la funzione che fanno gli alberi in un bosco. Gli alberi in un bosco con le radici tengono insieme il terreno, non frana. Ecco, l'OTE è la stessa cosa, mette insieme il territorio, perché già la sua singola storia è una piccola rete. Poi, una volta che lui fa questo, certamente deve collaborare con la DMO, lavorerà col comune, cioè abbiamo tutta una serie di casistiche in cui sono nate collaborazioni meravigliose col territorio. E questa è una funzione importantissima, per cui potremmo dire che è un agente del cambiamento, è uno che aiuta a fare rete. Siccome noi italiani facciamo gran fatica a fare rete, questo tipo di mestiere
ti obbliga a lavorare per costruire delle collaborazioni. Dall'altra parte posso parlare direttamente col turista, se ne ho, se sono un tour operator, se sono una guida turistica e sto vendendo un prodotto con certe caratteristiche, oppure mi muovo tramite la filiera, oppure entro in un club di prodotto, per esempio Joint Place, che mi aiuta a gestire, che mi dà la direzione tecnica e che mi aiuta ad andare sul mercato. Altri sbocchi, allora, adesso io sto andando molto veloce e non sto entrando nel dettaglio delle materie, diciamo, di cui si occupa, cioè di come si fanno i corsi, eccetera. Questo lo trovate sul nostro sito e potete vederlo. Però voglio farvi vedere anche una volta che uno acquisisce questa competenza, che cosa di altro può fare. Allora, certamente il destination manager o l'incoming manager è molto vicino al lavoro dell'hotel, per cui o collabora con il destination manager o può diventare il destination manager. E è chiaro che questo serve per sviluppare e gestire progetti integrati. Io spero che si capisca questo concetto di fare progetti che integrano il territorio ed esperienziali di destinazione. Questo lo si può fare, come è ovvio, per le DMO, i GAL. Adesso abbiamo 4-5 progetti in campagna proprio con i GAL, le APT del territorio, la Proloco, si possono fare degli eventi, parchi, tour operator locali, aziende di produzione, artigiani, le aziende di produzione anche non gastronomiche, ma anche per esempio noi abbiamo fatto un'animazione per un'azienda che fa profumi. Il 75esimo dell'azienda che faceva i profumi, abbiamo coinvolto i distributori a costruire il profumo del 75esimo. Artigiani, enti di formazione, anche la CEI, anche la Chiesa. Noi siamo dentro la commissione della CEI che è molto interessata a questo tema dell'esperienza. In chiave laica, devo dire, quindi una spiritualità laica, che è la cosa ci piace molto. Ecco, poi se uno vuole anche diventare un po' imprenditore, allora con questa competenza apre un infopoint e quindi costruisce i suoi prodotti, magari affitta le biciclette e il comune gli dà l'incarico di gestire l'infopoint e questa sarebbe la cosa ideale. Altri sbocchi, allora uno può diventare un experience manager, un experience consultant, un progettista storytelling, ovvero può creare e amministrare attrazioni capaci di dare valore distintivo. Per chi? Le faccio per gli hotel, come dicevo prima. L'hotel costruisce le sue storie o il suo prodotto esperienziale che diventa contenuto della sua politica di web marketing. In questo modo l'hotel, ma questo vale anche per il property management, vale in generale per gli agriturismi, per l'ospitalità in generale, cioè io attiro direttamente, quindi io scappo da Booking, che mi cerca solo sul prezzo, per attirare con una politica di web marketing, che comunque gli hotel di un certo livello fanno, i soldi li spendono comunque, ma invece di parlare delle stanze e di far vedere il drone, perché il video col drone è molto bello, per carità, ci metta pure il drone, ma mettiamoci dei contenuti originali. I contenuti, voi sapete, nel web, no, content is king, and distribution is King Kong. Non so se voi avete mai sentito questo slogan, cioè il contenuto è principe, poi c'è il problema di distribuirlo. Allora, siccome molti di questi soggetti fanno già investimenti ingenti in web marketing, tanto vale che noi li aiutiamo a costruire dei prodotti esperienziali, degli story living, che non solo li facciamo vivere ai clienti, per cui facciamo anche dei bundle camera più esperienza, ma diventano l'argomento per attirare il cliente, perché è la eccezionalità dell'iniziativa che ci consente di fare questo. Ecco, poi ci sono alberghi che si stanno orientando ad avere proprio in-house dei manager delle esperienze, quindi non solo per vendere l'esperienza dell'albergo, ma anche per vendere il territorio. Ma qui è già una quindicina d'anni che i consulenti, gli analisti, diciamo, di Skift dicono che il futuro dell'albergo è fare guadagno sugli ancillaries. Chiaramente, quindi meno male che qualcuno comincia a capirlo. Oppure uno dice: io faccio il consulente di web marketing esperienziale e quindi sono anche OTE. Per cui da una parte ti faccio il prodotto e poi anche te lo promuovo e ti promuovo la tua struttura. Noi abbiamo dei collaboratori che sanno fare questo. Ecco, poi vabbè, certamente c'è tutto il tema del team building, gli eventi, eventi aziendali, incentive, eccetera, e tutto il tema del marketing dell'esperienza. Ecco, qui diciamo la creatività ci consente di fare cose eclatanti.
Ecco, ultima slide, altri e ultima sugli sbocchi, appunto con sales manager, abbiamo parlato prima, oppure l'home-based revenue agent. Quindi se io voglio fare incoming, magari non voglio aprire un tour operator perché c'è una marea di costi, allora mi aggancio a delle strutture di franchising. Beh, conoscete, no? Cartorange, Evolution Travel, Cultural Italy, Travel Expert, anche Joy in Place, che è un club di prodotto, quindi ognuno è responsabile della vendita, però è un sistema di promozione collettiva, ti dà la possibilità di accedere e di fare l'home-based travel agent, quindi tu puoi accedere al servizio di direzione tecnica. E quindi tu puoi rispondere alla domanda cosa posso fare a destinazione, perché ho citato questi franchising che tipicamente fanno outgoing, perché l'anno prossimo nessuno andrà all'estero, quindi noi dovremo fare in modo di distinguerci creando delle belle animazioni intriganti per gli italiani, cercando l'italiano medio-alto spendente, se no, se voi fate il mestiere dell'agenzia non guadagnate una lira. Capite cosa voglio dire, no? Per cui, siccome questo mercato, il mercato di mezzo, non è infinito, lo prende chi ha più idee. Quindi qui bisogna essere preparati ad avere delle idee. Oppure puoi aprire una società di servizi, quindi noi abbiamo anche qui dei collaboratori, degli amici che in Sicilia in particolare, Isolani per caso con Daniela Marino, lei ha aperto collaboriamo con lei, ha aperto un DMC, praticamente lei ha tutte le relazioni con la Sicilia, offre direttamente al cliente finale la Sicilia, uno può prendersi la guida, l'esperienza, dormire, cioè si compone il viaggio, quindi è un fai da te un pochettino più evoluto. Questa è una tendenza interessante, non va sottovalutata. Quindi non è solamente appunto Get Your Guide o TripAdvisor, l'esperienza fine a se stessa o Airbnb che è improvvisazione totale. Abbiamo una selezione professionale di situazioni di qualità e il turista può comporsi un viaggio su misura. Allora, vado veloce. Ecco, sì, vi ho parlato di Joy in Place. Allora, qui siamo arrivati in fondo. Con il progetto Artes l'Italia può far felice tutto il mondo e ora servono gli italiani. Ecco, questa non è una battuta, questa è la vision. Cioè, l'Italia, le statistiche dicono che è il paese più desiderato. Tutti vorrebbero visitare l'Italia, è al numero uno, ma non è il posto più visitato, perché poi ci sono un sacco di problemi. Quindi se noi impariamo a fare bene questa cosa, quindi gli italiani imparano a fare bene il turismo esperienziale, c'è modo di portare in Italia tanta gente. Qui voi vedete queste persone del New Jersey, qui siamo a Matera, la nostra Ote è la prima a sinistra, si chiama Imma, e quando mi mandò questa foto io dico, caspita, sono stati contenti, alla fine erano contenti e beati. No, no, dice, dopo un quarto d'ora erano già casati. E io uso questa fotografia perché secondo me esprime il risultato che noi dobbiamo generare. Cioè, voi vedete questi sorrisi, non sono finti. Questi sono veri sorrisi. Cioè, questa gente è scossa. E poi, tra l'altro, vi dirò anche, nasce un'amicizia, Imma, con tutti i clienti che ha avuto, rimasta in amicizia con tutti, eccetera, eccetera. Ok. Ecco, qua ci sono i dati dei nostri siti. Progetto Artes si occupa più di consulenza, formazione e progetti di destinazione. Joy in Place invece, appunto, è il club di prodotto e io vi ringrazio per l'attenzione. Non so neanche che orario abbiamo fatto. Ah, Giusto, guarda, perfetto, mezz'ora. precisissimo, precisissimo. Neanche quella apposta. Grazie Maurizio, giusto citato Isolani per caso che sono presenti come espositori nella nostra fiera e ci stanno anche seguendo e ti ringraziano per averli giustamente citati come esempio. Giustamente, come dici tu, siamo sempre lì. Diciamo, la questione è quella di creare sinergie. Sinergie quindi vuol dire avere diciamo, degli obiettivi comuni, ognuno mette la propria parte, senza prevaricare, ma proprio con l'obiettivo di collaborare, creare nuove esperienze, nuove cose che giustamente sono fatte, come dici tu, da relazioni. Quindi il fatto di essere poi toccati di quel sorriso vero di una foto che ti fa proprio capire che lo star bene insieme, alla fine il turismo è questo, apertura verso l'altro e il far condividere quello che è la mia cultura, te la presento, te la mostro, te la faccio vivere.
Sì, diciamo che io questa cosa che adesso dirò fra un secondo la dico raramente, ma tu mi stai imbeccando, lo devo dire. Cioè, l'operatore turistico del futuro deve rispondere a una domanda implicita, perché quello che non ho detto è: ma perché esiste il turismo esperienziale? Da che cosa nasce? Nasce da un fatto sociologico, da un bisogno ormai diffuso di essere, che supera un antico bisogno di avere, no? Il mondo degli anni 60, 70 era il mondo dell'avere. Il mondo di oggi è che la gente, vabbè, è chiaro che ci sono problemi, chi c'ha di più, chi c'ha di meno, però cioè, abbiamo di più di quello che ci serve, ma quello che ci manca sono le relazioni. Allora, nel turismo, il turismo esperienziale accaccia, il turista vuole conoscere le persone, ma vogliamo andare a casa di una famiglia, mangiare in casa con la famiglia. Ecco, questo non è più un fenomeno di nicchia, è un fenomeno diffusissimo. Aprirà opportunità infinite, non solo anche alle città più frequentate, che devono tirarsi su da un turismo checklist mordi e fuggi, ma anche tutto il mondo dei borghi, gli agriturismi, mondo rurale, un turismo più lento che vive di relazioni. Però se non costruisci niente, nel borgo non c'è il Colosseo. Allora io devo costruire qualche cosa che diventi l'attrazione, altrimenti non viene nel borgo, capite? Allora, non so se c'è qualche domanda o qualcuno che vuole sapere qualcosa, Vediamo un po' o se li abbiamo stufati qualcuno. con questi discorsi. No, allora Adriana Ruggian dice grazie a lei, buona serata, interessante come al solito. Della serie Maurizio è una garanzia. Meno male. Vediamo. Però sì, diciamo che appunto rispetto a quello che hai indicato, secondo me sei stato molto esaustivo. Ovviamente c'è poi dietro, come ricordi, quello che è la sociologia, l'antropologia del viaggio, che giustamente, diciamo che il turismo è veramente una materia interdisciplinare, tocca qualsiasi Eh aspetto, sì, dalla tocca la cultura vita, all'arte, l'economia. è vita, Sì, è quindi è vero, proprio olistico. vero. Il turismo moderno è olistico, Proprio quindi tu vero. devi avere una capacità di mettere insieme un fenomeno olistico. La guida non è preparata, spero che le guide non me ne abbiano male, la guida studia storia, cultura e monumenti. E io vedo adesso tante guide, meno male, che per diventare olistiche si stanno specializzando, non solo come turismo esperienziale, guida ambientale, bicicletta, sommelier, cioè tu devi aprirti a 360 gradi, perché lui vuole vivere una giornata, una settimana in Italia a 360, e tu non è che fai un pezzettino solo. Eccoci qua, abbiamo ispirato una domanda. Luana Prandi chiede: cosa consiglia ad uno studente fresco di laurea in turismo che si approccia al mondo del lavoro? Quali sono i modi migliori per creare le sinergie di cui parla? Trovare qualche aggregazione che già lo fa, e quindi inserirsi in qualche contesto dove quindi possono essere delle associazioni locali o delle organizzazioni tipo la nostra, che diciamo lavora in una logica di rete, perché ecco, non l'ho detto, ma dunque, progetto Artes sono tre anime, no? Un'associazione professionale, un tour operator, che è il club di prodotto, e un'azienda che però è una SRL, società benefit, quindi nel suo statuto ha come obiettivo, non poteva essere diversamente, un obiettivo sociale, creazione di valore di bene comune. Ecco, quindi ci sono tante realtà che remano in questa direzione. Luana Prandi cerca quella più vicina ai tuoi sentimenti, che sia locale, che sia nazionale, cerca qualche cosa dove ti senti valorizzata e comincia da lì, se sei appena laureata. Perché io vedo tanti ragazzi che studiano anche cose di questo tipo che io ho raccontato, poi escono e sono delusi, perché il sistema turistico non è ancora pronto per ospitare un turismo moderno, che è quello che serve, e ti ritrovi a fare la reception in un albergo, che insomma uno ha studiato la vita, per carità, non voglio dire che la reception è un brutto lavoro, però si può anche fare di più, insomma, ecco, le DMO ci sono, ma non possono assumere 40.000 persone. Quindi si tratta di entrare nel circuito, trovare il proprio spazio nel circuito e da lì creare sinergie. Ciascuno diventa l'hub di una serie di sinapsi collaborative, che poi da cosa nasce cosa. E l'Italia è pieno di questa realtà. Noi, appunto, che viviamo di questo, ne vediamo tantissime, insomma. Oppure i consorzi, insomma, c'è.
Ecco, è bisogna tanto. buttarsi, bisogna conoscere, ecco, bisogna Bravo. andare alle fiere, sentire i seminari, come questo, nel senso, non che questo sia quello più bello, ma sentire tante persone e vedere quella che più mi è piaciuta, quella roba lì mi piace farla, e uno cerca di agganciarsi in qualche modo. Ecco, non so se questo ragionamento può essere d'aiuto. Sì, prendiamo spunto anche che non è che per forza deve essere anche la partenza da un qualcosa di prettamente turistico perché è classificato così. Cioè, per esempio, può essere anche un'associazione che di base fa teatro piuttosto che qualcosa che fa insomma, escursioni in bici, piuttosto che, e poi con le relazioni. Per esempio, non so, mi viene in mente i casi delle visite guidate con degli attori che ti ricreano la situazione e vai in un castello. Quindi lì ci sono tante realtà che poi insieme hanno creato questo prodotto, ma quel prodotto non esisteva. Quindi è giustamente con le relazioni, con il vivere la vita, cioè esplorare, conoscere anche il proprio territorio. Molto spesso ci sono tante associazioni anche di volontariato, ONLUS, cioè che di base non si fanno quella grande promozione perché diciamo budget è un po' risicato. E quindi magari in qualche evento che organizzano poi là, adesso con Facebook si ha l'opportunità di avere anche più, diciamo, più visibilità e si riesce ad assistere a più eventi e effettivamente partendo da quello poi un pizzico di creatività ci deve essere Sì, sempre. comunque un po' di intraprendenza, buttarsi e Sì. Per provare, poi se va bene, se no si può che cambiare, insomma. Cioè, però carità. l'importante è non stare da soli. Ecco, posso dire a testimonianza, a rinforzare quello che Daniele ha appena detto, noi abbiamo uno slogan che posso dire è veramente vero, è una tautologia. Insieme possiamo fare quello che non possiamo da soli, cioè, pesanti. Insieme possiamo fare quello che non possiamo da soli. Noi esistiamo come progetto Artes solo perché diciamo, quelli che aderiscono, tutta la rete che abbiamo creato condivide profondamente. Poi non è che uno fa solo questo, abbiamo persone che poi fanno tante cose, a maggior ragione. Questo apre ulteriori reti di reti. Ecco. E da cosa nasce cosa? È chiaro che questo modo di fare è più lento, però alcune cose, anche se uno avesse miliardi di lire, di euro, non accelererebbe, cioè il denaro non, per fare queste cose servono le persone, non serve denaro. Non so se si capisce. Devo trovare le persone giuste, quelle che hanno il cuore fatto in un certo modo. Confermo, confermo. Vediamo se ci Bene. sono altre Ecco, non so domande, se se c'è qualche no. altra domanda. Vediamo un Io vi ho po'. dato i miei Luana, se dati. ti abbiamo risposto, diciamo, o ti abbiamo confuso ancora di più le idee, non so. Laura, Maurizio, grazie per condividere tanta bellezza e saggezza. A Ah, Laura presto. Scoccia, ti saluto Laura. Ecco Laura, che speriamo di partire con il corso di ottobre e ti aspetto al corso. Ecco, per esempio, corsi, fai corsi online, corsi Noi abbiamo un di... corso, allora, no, noi facciamo tanti progetti di destinazione, adesso ne abbiamo 5 in ballo in Campania, 2 con i vignaioli nel Trevigiano, 40 vignaioli che non hanno mai fatto turismo. Perché sono vignaioli che se la producono e fanno il vino e hanno scoperto che i loro cugini francesi mi hanno fatto vedere il sito e i loro cugini francesi sono avanti 40 anni, cioè è una cosa incredibile. Ecco, com'è che siamo arrivati ai vignaioli? Grazie a Sylvie, e Sylvie è una nostra ambasciatore che sta in Veneto, tra l'altro specializzata nell'hotel. Ecco, abbiamo una decina di ambasciatori, se qualcuno volesse collaborare con noi come ambasciatore, diciamo, con i presupposti, diciamo, valoriali, etici, eccetera, noi siamo aperti ad allargare la rete, perché non siamo in tutte le regioni ancora, ma abbiamo già diverse regioni in cui siamo presenti. Appunto, il corso si svolgerà online 5, 8, 12, 19, corso base. Corso base vuol dire che noi spieghiamo bene che cosa è il turismo esperienziale, in senso lato, e poi trasferiamo il metodo, il disciplinare. Poi c'è qualcuno che con questa base, è diciamo, già pronto per fare un prodotto commerciale, altrimenti se uno vuole essere accompagnato abbiamo anche il corso avanzato dove proprio per mano accompagniamo anche con un minimo, diciamo, di consulenza strategica per fare un prodotto che diventa commercializzabile e le due cose insieme
consentono a uno di diventare operatore di Torino Finanziare. Ecco, è impegnativo questo percorso, però è chiaro che uno lo fa se è motivato, insomma, non è una cosa che si fa perché non sapevo cosa fare, che non è, cioè, è un corso utile perché si impara una marea di cose. Poi non è detto che uno faccia l'erogatore, magari qualcuno poi lavora in una DMO, appunto, però ha capito come si fanno i prodotti. Al di là dello story leading che ha alzato l'asticella a una complessità molto alta, come dicevo ieri, no? Quando uno diventa chef, poi può fare anche l'omelette, ma la fa da chef. No? Ieri raccontavo che ho visto in televisione Carlo Cracco fare l'omelette. Allora, anche io faccio l'omelette, ma vi assicuro che quella di Carlo Cracco era fatta veramente in modo professionale. Quindi, se tu hai imparato professionalmente a fare complessità 100, farai anche 20 come complessità, cose più semplici, ma con la stessa professionalità. Capite? Questo è molto importante. Perfetto, vediamo, non ci sono altre domande. Maurizio, io ti ringrazio ancora per la tua disponibilità e professionalità, sei proprio un pozzo Grazie. di saggezza per noi. Sei Tanto troppo gentile. ti ritroviamo ancora domani con noi, E domani quindi mi pare alle 11:30 parleremo corretto. di club di prodotto. Ecco, parleremo di club di prodotto in generale, quindi può essere utile per chi non sa che cos'è club di prodotto o per chi dice ma io vorrei aggregarmi con altri. Ecco, diamo un po' di informazioni, poi accenderemo qualcosa anche dello specifico del club di prodotto Join Place, però sarà, diciamo, sarà abbastanza didattico domani. Ecco. Quindi Benissimo. parleremo cos'è un club di prodotto, come si mettono insieme. È il tema dell'aggregazione intorno a dei marchi condivisi, che nel turismo è una cosa che le regioni